Salve, l'ultimo streaming della giornata è ora 4, sì, è stata un po' più breve la pausa e dunque no, ne approfitto per un'altra cosa che riguarda un'altra piccola emergenza di altro tipo che ho domani. Noi domani dovremo fare lezione 10-14, le 4 ore, nel senso che questo era il programma, però io alle 14 ho lezione alla mia triennale e per chiedervi almeno il tempo di respirare mezz'ora e magari mangiare un boccone, vorrei terminare alle 10:30, il che vuol dire se siete d'accordo ad anticipare domattina l'inizio piuttosto che alle 10, alle 9:30. In questo modo finiamo prima, io mi prendo mezz'ora di pausa, mangio un boccone e poi comincio le ore di lezione alla mia triennale. Datemi un ok, tutto sommato si tratta solo di anticipare mezz'ora all'inizio. Intanto sono sei persone. Ok per Federico, ok per Stefano. Poi lo diciamo a tutti quanti verso la fine. E vabbè. Perfetto, perfetto, perfetto. Cioè 9:30, 10:30, perfetto per tutti quanti. Volevo dire un'altra ultima cosa che vi volevo dire, aspettate che mi scordo le cose. Adesso praticamente ci è rimasto al netto 1 ora e 10, non so se ce la faccio a concludere quello che doveva essere almeno il mio programma delle 8 ore. Ok, perfetto ragazzi. Non vi preoccupate perché laddove non ce la facessi, conosco più o meno i miei margini di manovra sulla lezione, sui disturbi, l'alterazione del sonno nella malattia di Alzheimer. Per cui posso rubacchiare mezz'ora, un'ora quella lezione, chiudere questa parte e poi attacchiamo con l'Alzheimer. Ok, ci siete ormai sulle 10 più o meno, quindi posso avviare. Ok, grazie dell'anticipo, avviare proiettore e lezione. Ok, perfetto. Aspetta, il progetto deve partire. No, però devo avanzare lo schermo. Ok. Un attimo che si accende. Perfetto. Dicevamo, adesso cominciamo abbastanza rapidamente una presentazione di alcuni o uno dei più frequenti, più rilevanti disturbi che hanno un'implicazione del movimento. Il primo l'abbiamo già citato perché pone dei problemi di... Oh, salve Davide! Pone dei problemi di sintomi che tendono a sovrapporsi e a confondersi con l'insonnia, e quindi lo ponevo come problema di esclusione di secondarietà dovute ai cosiddetti movimenti periodici del sonno. In realtà sono due diversi disturbi, spesso associati, ma per adesso parliamo di movimenti periodici. Il nome in qualche modo declina esattamente di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di movimenti degli arti più prevalentemente inferiori. Non che ci siano a volte anche gli arti superiori, ma che il numero molto, molto cospicuo che vanno a interrompere la notte di sonno. Salve Anna, in numerosità spesso elevata, dell'ordine di centinaia di episodi, quasi sempre senza alcuna consapevolezza del paziente. Per cui quello che è del paziente sono tutti sintomi di una notte estremamente frammentata, come se fosse una notte di insonne, ma nei fatti che ha tutta un'altra eziologia. Movimenti periodici. L'aggettivo periodico indica una delle caratteristiche. Un'altra cosa che dimenticavo di dire, scusate, sono un po' stanco, è che ovviamente, abbastanza prevedibilmente, sia i movimenti periodici, ma soprattutto fra un po' alcune delle apnee,
tendono a intrinsecamente covariare con l'età. Perché? Perché alcune delle modificazioni fisiologiche, di nuovo tipiche e normali dell'invecchiamento, sia nel controllo neuromuscolare, nel caso di elementi periodici, sia nel controllo della funzione respiratoria, vanno incontro a un minore efficiente meccanismo anche nell'anziano normale. E quindi questo di nuovo fa la base sostanzialmente del fatto che riscontriamo queste patologie più massivamente presenti nell'anziano. Periodici, e qui vedete come vi ho detto, sensori supplementari laddove eccetera eccetera, ci sono sensori delle gambe, al tibiale in questo caso specie, e vedete proprio come se fosse una specie di clock, compaiono le scosse muscolari. E badate bene, stiamo parlando in questo caso qua di un breve segmento di 20 secondi, ne fate durate, immaginate moltiplicato per 7-8 ore di sonno, o di ipotetico sonno, quanti episodi ci sono. Vedete in questa figura anche un altro aspetto, il prezzo, chiamiamolo così, di questi movimenti. Alcune volte non vanno a impattare, adesso qualsiasi sia l'elettroencefalogramma, sull'elettroencefalogramma, lo vedete, tutto sommato, prima e dopo non c'è niente che succede. Altri invece vanno a impattare sull'elettroencefalogramma, lo vedete qua e lo vedete pure anche qua. In qualche modo, questi sono degli veri e propri arousal, microrisvegli, sempre fisiologici, sempre senza consapevolezza. E ovviamente sono quelli che poi più vanno a pagare nei termini delle conseguenze di ordine del paziente. Non entro in tutte le informazioni contenute in questa figura, però da una parte vi dice che nei pazienti con movimenti periodici stiamo parlando di un sacco di movimenti nel corso della notte. Questi sono gli indici di movimenti nelle diverse fasi del sonno, ma ve la faccio vedere solo per un'altra ragione. Quando? Cioè quando, in che momento della notte, in quale fase? Ma innanzitutto un po' dovunque verrebbe da dire, perché c'è lo stadio 1, stadio 2, stadio 3, stadio 4 e REM. Sì, però come potete immaginare, proprio perché è un disturbo fisiologico, anzi neurologico, la fisiologia alcune sue regole ce l'ha. Di certo c'è un contesto, uno scenario fisiologico meno propenso, meno fertile, potremmo dire, che il REM. Infatti riscontrate, vedete, adesso poco conta. Questi sono distinti fra quelli che determinano l'arousal, l'attivazione, e quelli con REM, oppure il numero complessivo, ma sono dettagli. Adesso il messaggio che devo dare, guardate quanti sono di meno questi qua. E sono di meno una ragione molto semplice. Sono di meno perché questo è uno stato fisiologico in cui c'è atonia, assenza di tono muscolare, quindi la probabilità, per quanto c'è comunque il movimento, di fare un movimento periodico è minore. E infatti ne riscontriamo proprio fenomenologicamente, anche se fenomenologia degli strumenti, una minore frequenza. Qui ancora riapprezzate la periodicità che porta ad attribuire, e in questo caso specifico il paziente è anche con gamba senza riposo, ma la lascio da parte e la rilevo fra un attimo. Se adesso non fa capricci, ne vedete alcuni. Se parte a volte i video, invece no, non fa i capricci. Tutti fanno i capricci. Sì, vabbè, pace ragazzi. Niente, mi dispiace. No, è un problema che si presenta frequentemente. I video caricati al PowerPoint, no, non preferisco non perdere tempo. No, no, scusate, dove li posso prendere? No, scusate, perché c'ho tanti. Buono, mi esci. Cioè, mi fa col coso. Devo cercare un posto. Boh, mi sa che qua. Qua, perfetto, sì, l'ho trovato rapidamente. Ve li faccio vedere perché so che l'ho usato qualche mese fa e quindi probabilmente lì video girano perché li ho risincronizzati col PowerPoint. Eccolo qua, ci ho messo poco. Sono in realtà di essere ossessivo e avere un mondo ordinato, diciamo così. Sembra che sia vero questo partono. Dai, ciccio, non mi parte il PowerPoint. Li metti in movimento tutti contemporaneamente, così vedete una specie di sinfonia, chiamiamola così, di movimenti periodici. Sono diverse entità di movimenti, alcuni più macroscopici,
altri più distali e più piccoli. Questi due sono quelli in qualche modo più importanti, solo per darvi un'idea proprio visiva della gamma molto variegata, che però poi è unificata solo sostanzialmente dal fatto che ci siano questi fenomeni muscolari, questi fenomeni motori che vanno a interrompere. Questo è un paziente in una fase di gamma senza riposo, ma su questo ci troveremo fra un po', che spesso, anzi frequentissimamente, è associato ai movimenti cruciliati. Esco, scusate, da questa presentazione. Anzi, no, la tengo di sfondo, perché a questo punto può essere pure i prossimi video non mi partano e allora devo sopperire. Scusate, perdonate. Avrei dovuto scorrere tutta la presentazione per accorgermi che i video andavano risincronizzati. Perdonate, devo trovare il punto. L'ho trovato. Bene, vi dicevo, è molto robustamente, fino ad arrivare al 50-60%, associato all'altro disturbo importante della classe dei disturbi di alterato movimento nel sonno. Si chiama con un nome anche qua molto fedele per descrivere, insomma, la macroscopica fenomenologia di questo disturbo. Disturbo della gamma senza riposo. Prima di tutto, una grossa differenza, per certi versi ovvia, mentre le centinaia di movimenti periodici degli arti del disturbo appena sinteticamente descritto escono, esulano dalla consapevolezza, il paziente non sa alcunché. Nel caso della gamba senza riposo, i pazienti ne hanno come consapevolezza, anche troppo, lo dico con questo tono, perché sono descritti alcuni casi di pazienti che non riescono più a sopportare questa lunga finestra a cavallo dell'addormentamento, in cui non trovano sollievo. Del fastidio, delle parestesie che hanno le gambe, e trovano solo parziale sollievo da cominciare a muovere le gambe un po' a bicicletta, come prima avete visto nell'ultimo dei filmati, quello in basso sulla destra. E qui vedete una di queste persone che vive questo personalissimo inferno, perché è un inferno, non a caso ci sono alcuni casi di suicidio, tentativi di suicidio di questi pazienti. Il tempo. Questo è il 22:45, quindi a circa le 11 inizia o inizierebbe il suo sonno. Tenete conto che, a parte l'ipnogramma tradizionale, qua ci sono delle cose in più, ci sono questi sensori supplementari che sono quelli degli arti inferiori, proprio perché sono cruciali per la diagnosi. C'è anche un altro sensore, un sensore per quanto riguarda la rilevazione dei movimenti nel letto. Quindi è un'informazione non solo che è contratto gli arti, ma anche che ti sei spostato nel letto. Cosa vedete prima dell'ipnogramma? Vedete che cosa consiste il disturbo? Uno che non ce la fa e non ce la fa addormentarsi, si addormenta, si sveglia, si addormenta, si sveglia, addormenta, si sveglia, addormenta, si sveglia. E questo piccolo, cioè questo inferno, come vedete, dura da circa 22:45 fino a circa 1:45, sono circa 3 ore di questo inferno. E questo invece è un disturbo che tende a essere quasi regolarmente, che poi la causa di questa difficoltà a entrare nel sonno, entri esce, sia la gamba senza riposo, che è abbastanza facile, a parte che se c'hai un video che accoppi alla registrazione diventa anche evidente, perché vedi macroscopicamente i movimenti che mette in atto il paziente. Vedete come tutta intensa attività muscolare degli arti inferiori che accompagna tutto il periodo, e vedete come questa poi determina un'agitazione motoria nel letto. Finalmente, scusate, anche qui sempre per rimarcare che certe patologie però non sono enormemente lontano anche da certi modelli di normalità, a qualcuno o a molti di noi è capitato prima o poi di avere in fase di addormentamento delle parestesie, delle sensazioni alterate di fastidio, pruriti, oppure sensazioni di fastidio alle gambe che trovano sollievo solo muovendo le gambe. Quello capitano pure a tutti quanti, a volte sporadicamente, e trovano sollievo abbastanza rapidamente, anche se in realtà chi l'ha avuto in qualche modo ha sperimentato lo stesso meccanismo di
sedarle, fra virgolette, solo con il movimento degli arti. Però quello, ripeto, parte di fisiologia normale, anche se non ben chiara, dell'individuo. Questo invece è qualcosa di molto più intenso, molto più frequente, molto più duraturo. Ecco, come vi dicevo, la stretta associazione con l'altra patologia, i movimenti periodici degli arti. Sto povero Cristo, finalmente, povera Cristo, non mi ricordo, non lo so il sesso in questo caso, si addormenta finalmente, comincia un sonno, ha un REM molto presto, perché insomma è in ritardo sull'organizzazione ritmica del sonno, e poi, come vedete, comincia sta roba qua. Sta roba qua che cosa sono? Sono degli alleggerimenti del sonno. Da stadio 2 vai a stadio 1, insomma, sostanzialmente dei piccoli attivazioni del sonno. E l'eziologia la vedete sotto. Rivedete che non c'è agitazione nel letto, rivedete che ci sono dei fenomeni muscolari che purtroppo sono la base di quello che vedete a livello del sonno. Ovviamente, di nuovo, anche in questo caso qua, se hai una camera, questi sono movimenti più piccoli, deve essere una camera in qualche modo puntata, come prima, l'individuo senza lenzuola, perché a volte sono movimenti molto piccoli, ma comunque gli strumenti lo registrano in maniera molto chiara, però l'appagamento di segnale strumentale e videocamera, ovviamente. Questo però è un disturbo che certamente è importante per quanto riguarda l'esclusione, evidentemente, di disturbi di insonnia. Vi ho già detto che rimangono entrambi a centri specializzati in medicina del sonno, sono di pertinenza prevalentemente neurologica e anche i trattamenti sono in massima parte di tipo farmacologico, esclusivamente farmacologici. No, non aggiunge niente. Altro disturbo che dalle parasonnie nell'ultima revisione è stato spostato nei disturbi, più appropriatamente per certi versi, da movimento alterato nel sonno, è il bruxismo, perché nei fatti il digrignare, vediamo se parte quel video, il digrignare parossisticamente dei denti è un altro tipo di movimento nel sonno. Vediamo se parte. Aspetta, per fortuna. Non è che si vede tantissimo. Vedete? Ovviamente è in un contesto appunto di un centro del sonno, perché vedete il classico apparato di sensori per registrare. E poi la registrazione ci restituisce questo, ci restituisce un sonno che tutto sommato è un po' alterato dal periodo di digrignare parossisticamente i denti, però la numerosità, l'entità dell'impatto sulla durata e sul sonno è davvero minimale. Nei fatti non è un disturbo del sonno, non determina dei noti percepiti, come dire, deficit da parte di chi ce l'ha. È un problema, alla fine potremmo dire, esclusivamente odontoiatrico. Perché? Perché lo sfregare o il digrignare parossisticamente tende a distruggere, a danneggiare gravemente la dentatura. Qui un bambino, perché anche questa tende a essere più prevalentemente, infatti prima non a caso era classificato tra le parasonnie, e diventa un problema odontoiatrico dal fastidioso rimedio, ma dal certo rimedio, cioè il bite è sostanzialmente un dispositivo che, meccanico che viene inserito in bocca che protegge sostanzialmente la dentatura. Qui lo rivedete ingrandito, ma è la stessa cosa, vedete come il digrignare è proprio è ritmico sostanzialmente, ed è che col piccolo impatto, però vedete pure che non esce dal sonno, come è cominciato, così termina il sonno, poi di continuo. Bene, adesso vado su un territorio facile perché l'ho già introdotto a diverso titolo e quindi posso essere pure un pochettino più veloce. Un'altra classe di disturbi sono quelle di alterazione del ritmo circadiano. Questa figura vi ricorda semplicemente che noi abbiamo sia un meccanismo endogeno, SCN è l'abbreviazione, l'acronimo inglese del termine nucleo sovrachiasmatico che regola i ritmi circadiani,
Peraltro, gli studi cellulari su questo nucleo fotoplasmatico sono quelli che hanno fatto meritare l'anno scorso il Nobel della medicina a quei tre signori che prima vi ho presentato in foto. Però poi abbiamo una serie di sincronizzatori, di cose che ci danno informazioni sul tempo e che aiutano il meccanismo endogeno. Alcuni sono sociali, ci sono alcune cose che vengono scandite dal fatto che si devono fare una certa ora del giorno. Altre sono naturali. Ovviamente il più forte, il più chiaro sincronizzatore di ritmi circadiani esogeno è la luce, o meglio, l'alternanza luce-buio, che governano rispettivamente le fasi di veglia e le fasi di sonno nell'uomo. Questo, tra altre cose, spiega pure molte cose, spiega perché questi disturbi tendono a seguire abbastanza l'allontanarsi dall'equatore, perché come sapete cambiano. È vero che li rimangono i sincronizzatori sociali, ma la vita comunque è scandita anche nella lunga notte che ne sono in Islanda o il lungo giorno, però tendono a osservarsi molto frequentemente alterazioni circadiane anche per un banale fatto come questo. È un altro tipo, ma proprio per capire il meccanismo, è una maggiore frequenza di disturbi del ritmo circadiano in persone non vedenti dalla nascita, proprio perché fra i sincronizzatori esogeni aggiuntivi di quello endogeno, rimanca evidentemente l'influenza della luce come regolatore stabilizzatore di questi ritmi. Vi ho già detto che in qualche modo, a parte quelli più rari, più così, oltre ai turnisti e al jet lag, di cui abbiamo già quanto ben accennato, le due sintomi più frequenti in termini di prevalenza della mentalità dei pazienti sono la sindrome di sonno anticipata e quella ritardata. Vi ho anche detto un'altra cosa, però guardate che quelli della fase sonno anticipato quasi mai fanno domanda di intervento clinico, perché poi non c'hanno disturbo del sonno. Uno che si addormenta alle 7, che si sveglia alle 4, sa di avere un problema evidentemente, però almeno non soffre di sonno, ci avrà altri problemi in tutte le attività che si nega con questa eccessiva sonnolenza così presto anticipata. Il contrario, la sindrome vera e propria è quella ritardata. Vado veloce perché abbiamo già detto che c'è la melatonina che gioca un ruolo centrale. Questa figura aggiunge poco, vi fa solo vedere che la sindrome di fase di sonno ritardato, se questo è il sonno, questo blocco rettangolare che sono le ore di buio, è il processo fisiologico, è questa linea rossa che coincide strettamente, qui la pressione del sonno strettamente si sovrappone al periodo di buio. Vedete che la linea blu dei pazienti con fase ritardata è spostata in avanti, in alcuni addirittura tantissimo. Ci sono alcuni che arrivano a spostare la massima propensione alle 6 di mattina. Ovviamente, l'altra sindrome, ma abbastanza ovvia a questo punto, è che la curva blu tende a anticipare la curva rossa, quindi la pressione del sonno viene ben prima di quello che dovrebbe essere il momento circadiano. Abbiamo già parlato dei turnisti, del jet lag. Vi aggiungo solo una cosa che prima non ho detto sul jet lag. Può sembrare paradossale oppure sorprendente, ma a parità di alterazione dei fusi orari che attraversi o dei meridiani terrestri, c'è pure scritto lì, il volo verso est è molto più impattante del volo verso ovest. Questo per certi versi può destare un po' di sorpresa perché fa differenza. Comunque sono modelli che come dire, metti alla pari le ore di sfasamento, o detto in altri termini, il numero dei meridiani terrestri attraversati, perché fa più effetto est per ovest. La spiegazione è molto abbastanza semplice. Noi siamo appunto circadiani, vi ricordo che l'etimologia di circadiani dal latino è circadiem, circa 24 ore.
Quando sono fatti tantissimi studi che non vi ho raccontato su persone in isolamento, come siamo anche noi in parte, non a caso che è l'unico esempio più analogo alle condizioni che stiamo vivendo, quello che si osserva è che in condizioni in parte sganciati, in isolamento si chiudevano, si chiudono in caverne, in dei bunker isolati dall'esterno, e quindi non vedono più l'alternanza di luce e buio, almeno questo ce l'abbiamo ancora noi. Quello che sperimentano è un progressivo ritardo di fase. Cosa vuol dire? Vuol dire che il loro ciclo non è più a 24 ore, è un po' superiore ai 25 ore. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo circa DM, circa 24 ore. E quando non ci sono, come quelli in caverna, sociali, telegiornale, orologio, varie cose che scandiscono il tempo, perché questi che si chiudono in caverna gli viene sottratto tutto questo, o ambientali, vengono messi a luce costante, il ritmo spontaneamente, il termine che si usa tecnicamente è free running, rende abbastanza efficacemente il senso, è libero andare, se ne va per conto proprio il ritmo, non è che se ne va per conto proprio dove, si allunga un po'. Cosa vuol dire? Vuol dire che in condizioni svincolate noi tendiamo a essere più favorevoli a un ritardo di fase 25 piuttosto che un anticipo 23 o 22 ore. E allora, se vi ricordate bene, quando siete capitato di fare un lungo volo verso est o verso ovest, tu che fai? Noi che facciamo? Mettiamo l'orologio indietro o avanti a seconda che stiamo andando in un anticipo di fase o in un ritardo di fase. Bene, andando verso est, noi andiamo, abbiamo un anticipo di fase. E questo vuol dire, facciamo per la fisiologia circadiana dell'uomo quanto di meno tollera. Non solo non allontanarsi da uno schema di 24 ore, ma anche allontanarsi verso l'anticipo. Ovviamente chi va verso ovest ha il problema, cioè il problema, ha la condizione opposta. Tende ad avere uno spostamento a 25, a 26, più naturale a questa fisiologia sottostante degli individui, sganciati dalla sincronizzazione, quindi ambientale, astronomica, c'avete a Roma, se state a Roma, insomma, varrebbe per tutta Italia perché stiamo nello stesso fuso orario e nello stesso meridiano terrestre in qualsiasi parte d'Italia. Ovviamente alcune variabili modulano, perché non tutti hanno il jet lag. Una è l'età, certamente. L'età è uno dei più potenti fattori che aumenta la probabilità di jet lag. Un'altra è il cronotipo. Il cronotipo che cosa vuol dire? Indipendentemente dalla regolazione circadiana, che è uguale per tutti, alcuni tendono a essere, come dice anche il linguaggio comune, più mattutini o più serotini. Quindi hanno non solo semplicemente una preferenza per svegliarsi presto al mattino, o al contrario, una preferenza i serotini per far tardi la notte, ma hanno tutta una serie di funzioni fisiologiche più spostate verso il mattino o verso la sera. Sempre nel linguaggio polare si chiamano gufi allodole. I gufi sono ovviamente i serotini notturni, le allodole sono quelli performanti al mattino e che si svegliano presto. Bene, le allodole, scusate, sono stanco. Le allodole, i mattutini più soffrono del jet lag, anziani sostanzialmente, cronotipo mattutino tende a maggiormente avere una probabilità di avere il jet lag se fa volo intermediario. Ovviamente questo è un problema relativo per chi come noi, la maggior parte di noi, fa voli transmeridiani molto raramente, però ci sono alcune categorie professionali che per ragioni di lavoro, compresi i piloti, il personale di bordo, lo fa tipicamente, quindi lì c'è proprio una vera e propria sindrome. Ma adesso evito di parlare perché ci porta un po' lontano questa cosa. E ho già detto che per tutti gli studi, anche quelli che non ho commentato, grazie ai suoi meriti temporali,
L'attigrafia è una misura standard. Questa l'abbiamo già vista, ne faccio di un'altra, sempre di una fase del sonno ritardata, però non di una settimana, ma addirittura un mese di vita, in qualche modo per apprezzare la capacità di restituire il tempo, il sonno veglia di una persona, in questo caso di un paziente, in un mese intero. Tu dai, il paziente ritorna dopo un mese, tu scarichi e ti arriva questa roba qua. Questa roba qua non è che è complessa, sopra non ci sta un giorno, ma ci sono diversi giorni, vedete? Scusate, la parte diurna è nero, la parte bianca, quella che dovrebbe essere dedicata al sonno e così via. Ogni riga è un giorno, quindi sostanzialmente ci sono 2 giorni su ogni riga, per il sembra 15, questo è un mese. Poi ci sono alcuni software, ma non ci sarebbe bisogno del software, che ti danno già la proposta diagnostica. Ti tirano sta lì e dico: guarda che sto tizio, senza farlo alle 6 di mattina, non serve niente. Ma proprio di impatto visivo diventa evidente come questo, ancor più di quello di prima, se vi ricordate, quello di prima già aveva un ritardo di fase a circa le 3 e le 4, questo è ancora peggio, questo c'ha un grave ritardo di fase. Se non si fanno le 6 di mattina, non si addormenta sostanzialmente. Ovviamente anche in questo caso, probabilmente per ragioni legate alla diagnosi o alla vita strana che faceva, gli è consentito di dormire fino a mezzogiorno e quindi tutto sommato non è così sofferente delle peculiari condizioni del suo disturbo. Però adesso lo facciamo vedere solo per apprezzare la capacità diagnostica di questo strumento. Solo un accenno a quelli meno frequenti, ma solo per completezza. Sempre l'attigrafia ci restituisce un'altra forma di questi disturbi di alterazione circadiana, che sono quelle persone, tutto sommato abbastanza rara, che hanno un ritmo sonnoveglia diverso dalle 24 ore. Quella cosa che vi ho detto, sganciata quando stai in isolamento in caverna, loro ce l'hanno indipendentemente che vivono in superficie. E tendono ad allungare progressivamente, quindi ogni giorno, essendo di 25 ore, 26 ore, spostano progressivamente. E quindi, ovviamente, le attività di vita non consentono che tu ti addormenti a qualsiasi ora del giorno. Qui è mezzanotte, qui è l'una, qui è due. Poi, cioè, a un certo punto si fanno, evidentemente. E quindi, però, è molto chiaro come questo sia proprio una malattia da non adesione a uno schema delle 24 ore in cui ci sono le zone della notte in cui si dovrebbe dormire. Questa è sempre un'altra forma, un ritmo sonnoveglia del tutto irregolare, si è quasi perso qualsiasi schema circadiano in cui in momenti del giorno c'è sonno e veglia, ma è una patologia più conseguente in fase acuta, post-traumatica, ma traumi di tipo cranico, per cui sono a una rilevanza in qualche modo legata al danno cerebrale in fase acuta che ha vissuto il paziente. Ritorniamo ai pazienti con fase di sonno ritardata principalmente e pazienti con fase di sonno anticipata, anche se vi ho detto che meno frequentemente fanno domanda di intervento clinico. Vi ho già anticipato che lo strumento clinico, lo strumento di trattamento è non invasivo, è senza effetti collaterali, pure relativamente economico, ed è la fototerapia. Ovviamente ci deve essere un raziocinio da parte del clinico nel decidere quanto suggerire al paziente di esporsi alla luce in funzione del tipo di disturbo. Quando il tipo di disturbo è la variante più importante, più frequente, la fase di sonno ritardata, potremmo dire, perdonate il modo in cui ve la dico, cioè, che cosa bisogna fare? Dobbiamo ottenere che il sonno si sposta avanti e l'esposizione è mattutina. È come se dovessimo dire: bello, si è fatto giorno, questa è la fase delle 24 ore in cui si fanno le cose e non si dorme. E quindi la prescrizione al paziente è mezz'ora, più frequentemente 3 quarti d'ora, di esposizione alla fototerapia al mattino nella fase di sonno ritardata. Peraltro, la fototerapia
anche non invasiva dei ritmi quotidiani, visto che l'esposizione mattutina, visto che l'esposizione passiva la si può affiancare alle attività regolari del mattino, alle cose di bagno, il trucco, la barba, eccetera, eccetera, perché sostanzialmente richiede solo di essere esposti a questa luce intensa. Come vedete nella figura, ma che non ci si equivoco, addizionalmente e subordinatamente, questi pazienti, oltre all'esposizione mattina, a volte si aggiunge anche un altro segnale. Visto che abbiamo detto che circa verso le 9, circa mediamente dopo 2 ore, prima della circadianamente fisiologica propensione al sonno, c'è il picco secretore melatonina endogena, a volte si dà anche l'indicazione di assumere melatonina, in qualche modo per rinforzare questo segnale circadiano corretto. Ma ripeto, che non ci sia un'ambiguità su qual è il trattamento principale e qual è quello del trattamento eventualmente addizionale. Sono due diversi segnali circadiani. Qui gli si dice si è fatto giorno, qui lo aiuta a ricordarti, fra un po' si farà ora di dormire, perché la melatonina ti segnala sostanzialmente che siamo entrati nella fase notturna. Con la stessa logica, anche se più volte vi ho detto che molto meno frequentemente fanno richiesta di intervento, la prescrizione ai pazienti da fase del sonno avanzata, anticipata, è quella dell'esposizione serale. Ma anche a questo punto è chiara la logica, sempre usando un linguaggio un po' così, è come se dovessimo dire al suo sistema circadiano: bello, è ancora ora di fare attività. E non è ancora il momento di dormire. Quindi, esposizione serale nella fase di sonno anticipata, esposizione mattutina nella fase ritardata, aggiuntivamente anche assunzione di melatonina. Ma il trattamento principale è la fototerapia. Peraltro, alcuni di voi, o molti di voi, sanno che questo ormai è diventato un trattamento di routine anche in altri contesti. Da molti anni è standard nella pratica clinica di una forma depressiva molto specifica, che è la depressione stagionale, soprattutto la depressione invernale. Non è così strano, perché il fatto che sia stagionale, il fatto che sia una variante prevalentemente invernale, in qualche modo già ci dà un'indicazione, ce ne sono molte più serie dimostrate, che ci sia un problema di ore di luce, visto che in inverno, come è noto, le ore di luce diminuiscono. Il trattamento più diffuso per le forme di pressione stagionali nella variante invernale sono l'esposizione alla fototerapia, ma la logica è di nuovo quella, è quella di ridare un segnale di corretta sincronizzazione all'organizzatore circadiano, che in quel caso là è la base della patologia depressiva stagionale. Qualche passo in avanti, non so dove arrivo. I disturbi da eccessiva sonnolenza o ipersonnie. Proprio un dettaglio banale. Si dovrebbe dire parasonnie e ipersonnie. Io da sempre dico ipersonnie, parasonnie, come molti altri ho questa preferenza, però bisogna dirti di correttezza che l'accentuazione canonica, che ormai sono due parti quelle che fanno come me, è parasonnie e ipersonnie, invece che parasonnie come dico io e ipersonnie come dico io. Scusate questo piccolo inciso. Ovviamente uno potrebbe dire: che problema c'è ad avere tanto sonno? C'è il problema che purtroppo i confini fra sonno e veglia non sono quelli che dovrebbero essere sostanzialmente, e quindi l'elevata sonnolenza, l'elevata pressione verso il sonno spesso intrude ed intrude violentemente e improvvisamente nella veglia dei pazienti, manifestandosi come delle vere e proprie colpi di sonno durante il giorno. Ovviamente questa definizione generica delle ipersonnie, ci sono alcune descritte da alcune addirittura da un secolo, ipersonnie. Di gran lunga la più nota, di gran lunga la più diffusa è la narcolessia. Prima vi citavo l'ipersonnia idiopatica, e poi c'è una forma abbastanza rara, pure molto bizzarra,
Si chiama sindrome di Klein-Levin, bizzarra perché? Perché è un'ipersonnia non stabile nei pazienti, ma ricorrente. Per lunghi periodi non hai alcun problema e per brevi periodi hai un periodo appunto di ipersonnia. Ma in realtà il disturbo è descritto da una triade, potremmo chiamarla di eccessi, ipersonnia, iperfagia e ipersessualità. E quindi nei periodi di ricorrente manifestazioni della Klein-Levin, il paziente va incontro a abusi in tutti e tre gli ambiti. Peraltro richiama a tutte le funzioni basilari dell'individuo, attività sessuale, attività alimentare e sonno. Però, ripeto, è una sindrome relativamente rara. Le ipersonnie sono principalmente la narcolessia, subordinatamente le cosiddette ipersonnie idiopatiche. Però prima di andare avanti vi devo ricordare che nel caso delle ipersonnie, almeno queste clinicamente rilevanti, purtroppo, lo dico purtroppo riferendomi agli psicologi, l'esame è necessariamente obiettivo. È necessariamente strumentale ed è quindi fatto nelle strutture ad hoc. Adesso non leggo questa roba qua. Il test standard si chiama MSLT. MSLT è un acronimo, un'abbreviazione, sta per Multiple Sleep Latency Test, test delle latenze multiple del sonno. Che si fa? Si prende il paziente e lo si manda a dormire alle 9, alle 11, alle 13, alle 15. 17, 5 volte, 5 tentativi di addormentamento a cadenza di 2 ore, ovviamente gli strumenti. E che si fa? Si prendono 20 minuti e si osserva se il paziente si riesce a addormentare. Se si riesce a addormentare, la prova si interrompe e si va alla prossima. Ovviamente la misura cruciale è se si è addormentato, soprattutto la latenza, in che intervallo si è addormentato. Quello è il test, visto che stiamo parlando di patologie importanti per diagnosticare le ipersonnie da cause centrali. Poi vi dirò come differenziali le due principali ipersonnie. Altro discorso sono l'eccessiva sonnolenza diurna, boh, di tutti quanti noi o delle persone in certe diverse condizioni, perché della testistica e della misura dell'eccessiva sonnolenza diurna nel normale parleremo in questa ultima lezione, quella che in teoria dovrebbe essere solo per gli allievi della scuola di specializzazione. Ok, salto questa cosa qua che non è importantissima, salto anche questo perché aggiunge poco. La narcolessia, dicevo, è un disturbo antico, antico perché ha dei sintomi così evidenti, così imperativi, che difficilmente, adesso spero che i video partano, è perché nel paziente narcolettico più volte al giorno il sonno intrude nella veglia, a volte come veri e propri attacchi di sonno. A volte come attacchi di sonno e contemporanea perdita di tonno muscolare, una specie, scusate il termine, di afflosciamento, infatti si chiama cataplessia. Negli ultimi anni qualcosa di molto importante è accaduto nell'anaplessia perché è stata scoperta la probabile causa di una parte dell'anaplessia, che è una deficienza di un neurotrasmettitore già noto precedentemente che si chiama orexina. Era già noto perché chi si occupa di disturbi alimentari, ma da un punto di vista, come dire, biologico, sa che l'orexina, ne riconoscerete l'etimologia, anorexia, cioè che orexina indica qualcosa che è coinvolto sostanzialmente nell'alimentazione. È talmente vero che sembra quasi un dispetto che quando è stato scoperto che la narcolessia, o meglio, la forma più frequente di narcolessia
è strettamente conseguente a un estremo deficit di orexina, i sonnologi, dico, verrebbe da dire, gli hanno cambiato nome e tendono a chiamarla ipocretina. Qual è la sostanza? La sostanza è che quasi sempre ormai orexina è rimasta nel linguaggio di chi si occupa di disturbi alimentari dal punto di vista biologico e ipocretina di chi si occupa della deficienza dello stesso neurotrasmettitore, però in relazione ai disturbi del sonno, in primis alla narcolessia. Qui vedete quello che dicevo prima, la natura standard di questo test delle latenze multiple. Noi normali, e mi aggancio anche a quello che chiedeva uno appena dopo pranzo, eccetera, eccetera, la pausa del pranzo, eccetera, se veniamo messi in una prova, che vi ho detto dura 20 minuti, o ti addormenti, oppure niente, poi finisce la prova, vediamo che in un campione medio, cioè, la maggior parte delle persone si addormentano proprio, ovviamente, non si addormentano proprio a quelle delle 9, c'è solo uno in cui qualcuno si addormenta, questa è una media, quindi ci vuol dire che qualcuno si addormenta e altri 3 no, evidentemente. Però noi non ci addormentiamo durante il giorno, tranne un momento del giorno in cui la pressione verso il sonno. E invece vedete come i narcolettici ci sono, non solo si addormentano sempre, ma si addormentano pure in un intervallo che è meno di 10 minuti, insomma attorno ai 5 minuti in media. Ma c'hanno un'altra caratteristica fondamentale, che non solo si addormentano, questa è il fattore che giustifica il termine ipersonnia, eccessivo sonno, incursione del sonno, ma quello che poi lo differenzia dalle altre ipersonnie è che è un'incursione di sonno, ma di un sonno particolare, è un'incursione di sonno REM. Qui lo vedete più o meno abbastanza chiaramente. Noi tutti quanti, quando ci addormentiamo, che abbiamo detto, rilassiamo. Questo è il tono muscolare da sveglio, lo rilassiamo perché ci stiamo addormentando. Abbiamo attività oculare molto rapida da svegli e poi nella fase di transizione abbiamo segmenti oculari lenti e poi scompaiono. E l'EG si va un po' rallentando. Questo è l'addormentamento di tutti quanti. Vediamo come si addormenta. Quindi l'addormentamento, il sonno non REM, è l'addormentamento che va verso lo stadio 1 e poi dopo lo stadio 2. Guardate come si addormentano i narcolettici. Tono muscolare da normale, la veglia, non rilassato, azzerato. E già vi comincia a richiamare una cosa, è la caratteristica, una delle caratteristiche del REM. Movimenti oculari della veglia e poi non compatti movimenti lenti, ma i movimenti rapidi. Leggi, è proprio distinguibile. La sostanza qual è? La sostanza che è un'incursione, tutti questi addormentati alcolici, di sonno REM durante la veglia più e più volte. Le quattro classi di sintomi che definiscono la narcolessia, a volte si usa poi il termine tetrade per indicare che sono quattro classi di sintomi, sono l'eccessiva sonnolenza diurna, questi attacchi di sonno. Mettiamola subito così, vedete che al 100% vuol dire che non c'è diagnosi di narcolessia se non c'è eccessiva sonnolenza diurna e se non ci sono attacchi di sonno. Chiaro questo? Quindi è precondizione necessaria, deve esserci ipersonnia. Poi con diversa frequenza, cioè prevalenza nella popolazione dei narcolettici, c'è la cataplessia, quello che vi ho detto, la perdita di tono muscolare. Poi vi ripeto, i filmati ve lo faranno vedere, sempre che partano. Un po' meno frequente, attorno a circa 60-70%, le allucinazioni ipnagogiche. Prima ne abbiamo parlato perché uno di voi mi faceva la domanda sulla situazione ipnagogica, io me l'ho risposto parlando di processi normali, qui invece entrano nel subitaneo addormentamento del paziente narcolettico. Meno frequentemente la cataplessia, e poi l'ultimo ancora meno frequente è la paralisi del sonno. Ovviamente la tetrade si può presentare tutte e quattro classi di sintomi al stesso paziente, oppure, visto che questo ci deve stare sempre, questo accoppiato in vario modo a queste altre sintomatologie. In qualche modo, non so neanche dire se fortunatamente o sfortunatamente, ma fortunatamente per certi versi, fin da quando è stata identificata, ormai un secolo fa,
C'è stata la disponibilità di un modello canino di narcolessia. Badate bene, non quella roba che vedete da tutte le parti, i modelli animali di abuso di sostanze, i modelli animali di Alzheimer, perché in natura non esistono queste. Sono certe situazioni che gli esperimenti si fanno di creare delle patologie simili all'umano affinché tu possa studiare il modello animale, ma non esiste in natura quel tipo di depressione, quel tipo di disturbo d'ansia, eccetera. Nel caso della narcolessia no, esiste spontaneamente, in molte specie di cani, molto frequentemente nei Doberman, come questa figura. Però questa figura vi introduce anche un'altra cosa della narcolessia. Il fatto che si osserva clinicamente in tutti i narcolettici che un potente moltiplicatore, o meglio trigger, scatenatore di crisi narcolettica sono le emozioni. Nel caso di questo filmato, che come potete immaginare non è che è artefatto, è costruito ad hoc, gli si dà cibo, croccantini, il cane si eccita e poi c'è la crisi narcolettica. Ma semplicemente, sostanzialmente, si è indotto in maniera molto facile, ti piace vincere facile, verrebbe da dire, un'eccitazione che poi ha precipitato il Doberman narcolettico nella crisi di colpo di sonno e cataplessia. Questa figura è ancora più impressionante, ma a questo punto capite che non è che taroccata, che è costruita perché se aprite questa montagna di cani e vedete sotto ci sarà una bella ciotola del cibo. Quindi non è che tutti hanno avuto allo stesso momento la crisi narcolettica, è che tutti hanno avuto il pastone di cibo nella ciotola, gli acci da tutti quanti e tutti contemporaneamente hanno avuto collettivamente la crisi narcolettica. Vediamo se i filmati partono. Ma posso pure mettere l'audio, però insomma non è significativo. Quello che parla è Emmanuel Mignot, uno dei due massimi studiosi di narcolessia al mondo, tra l'altro uno di quelli che ha scoperto questo selettivo deficit di quel neurotrasmettitore chiamato orexina o ipoprefina, a seconda che sia quelli studi alimentari o di narcolessia. E vedete, si stanno eccitando a vicenda, giocando, e poi contemporaneamente, e poi come è cominciato, vedete, un po' di scossette, vi fa vedere che non c'è tono muscolare, che è una manifestazione del REM, quindi vi fa intuire, care. Però dopo un po' vedete, riprendono, fra un po' vedrete, ricominceranno a giocare, ricominceranno a eccitarsi, ricominceranno a emozionarsi e ripiomberanno in un'altra crisi narcolettica. Sarà un quarto d'ora, però interrompo, ragazzi, l'avevo anticipato. Eccoli qua. È fortemente impressivo, no, impressing in inglese, impressionante, non so proprio, come sia forte il disturbo. Adesso lo vedete in un bassotto, ce l'ha ancora più profonda la crisi narcolettica. Anche questa è stessa dinamica, lo si eccita con giocarelli, così, facendo. È andato. Adesso a scopi illustrativi fa vedere, tenendo per il muso, come non ci ha fatto tono muscolare. Lui ha una soglia di svegliabilità molto più alta perché non si riprende proprio, vedete? Sta flosso, continua a essere cataplettico senza tono muscolare. Adesso proverà a svegliarlo e, se ben ricordo, resiste pure, è proprio una profonda sonno e cataplessia, profonda nel senso di difficilmente risvegliabile. Ancora non ce la fa a riprendere. Vedete, ancora non ha ripreso, mentre gli altri avevano subito, bastava un rumore, una pacchetta e ritornavano a giocare. Questo ci ha messo un bel po' di uscire dalla crisi narcolettica. E in questo c'è assoluta sovrapponibilità al modello umano, ha nell'improvvisa e nella fortemente invalidante, diciamo così, crisi, o meglio, conseguente della crisi narcolettica. Secondo anche nell'uomo, come nel modello animale. Vabbè, parlo e ne scorre un altro.
le emozioni fanno da trigger, da innescatore delle crisi. E voi capite bene che questo vorrebbe da dire quasi un doppio peso, un doppio carico che pagano questi pazienti, perché non solo c'è una sintomi fortemente invalidante, è sempre lui, perché dopo un po', con un tirocinio anche qua di apprendimento, fra virgolette, imparano ad aver paura delle emozioni, perché ogni emozione diventa l'evento che ti scatena la crisi narcolettica. Quindi vedete il stesso Bazzottino in questa crisi cataplettica, la perdita muscolare. Qui lo vede mentre corre, si sta eccitando perché corre, e fra un po'. È andato ed è subitanea, senza a volte possibilità di anticiparla, ovviamente, visto che c'è il modello umano. Scusate, io ho un piccolo problema solamente, perché visto che, come è evidente, le registrazioni su YouTube sono perenni, quasi sempre quando io ho registrazioni di pazienti, ovviamente c'è un consenso alla riproduzione per scopi didattici legati alla divulgazione scientifica, però adesso non ricordo bene, un paio di narcolettici non ho questa cosa, non ho se lo faccio a lezione non c'è alcun problema, ma visto che rimane perenne questa cosa, non vorrei violare. Aspettate un secondo, vi volevo far vedere qualche filmato. No, uno ce n'è, no, ce ne sono due che so di poter usare perché hanno, non violano. Poi, che cosa stia dietro quello che avete visto in quei Doberman, in quei Bassotti, lo vedete molto chiaramente. Ovviamente sono animali, ci sono registrazioni, ovviamente, insomma, registrazioni di profondità. Questo è un'elettromiografia, quindi registrazione muscolare. No, no, purtroppo non si rende conto, non si rende conto. Lo vedrai fra un attimo, lo vedrai, non si rende conto. E quindi dipende, ci sono le gradazioni nella clinica di disturbi. Però molte volte non si rende conto. E quindi ti racconta una vita fortemente sotto la spada di Damocle, che qualsiasi attività possa essere interrotta dalla crisi narcolettica, e passi ancora, è già grave. Ma metti che accade mentre stai guidando, e quindi vi racconta pure come sia importante la farmacologia per contrastare questi sintomi, che consente anche a questi pazienti di avere una vita relativamente normale. Dicevamo che poi le registrazioni di profondità in animale rendono chiaro che cosa c'era sotto quello che abbiamo visto. Questo è un elettromiogramma, attività muscolare, ma non sotto mentoniera come lo testo della nuca. È un gruppo muscolare molto sensibile alla cataplessia, infatti lo vedete prima pure che gli batteva sul collo per far vedere che era tutto forse, cioè. Vedete come attività muscolare a cavallo dell'attacco di cataplessia, che questo è l'intervallo, si azzera completamente. E va bene. Poi però quello che vedete è quello che non si vede, come due strutture non casuali per l'innesco del REM. Questa è una struttura a livello pontino dove partono, chiamiamole così, i meccanismi di innesco del REM. Vedete, comincia a scaricare proprio quando c'è la sospensione muscolare e la cataplessia che tu rilevi a livello comportamentale. Partono quei gruppi neuronali che promuovono il REM. Come contemporaneamente in un'altra parte del ponte, si chiama locus coeruleus, ma non è importante, in cui ci sono gruppi neuronali che sono silenti nel REM, vedete, attivi prima, attacco cataplettico sospetto. E quindi è proprio il meccanismo neurale di innesco del REM. No, no, scusa, ah no, questo è uno spot, non c'è il finale, vabbè, ma sono spot, non sono molto interessanti, preferisco andare avanti. Questo non è ancora un filmato, però vi fa vedere in dei fermi immagini a ripetizione in un bimbo una crisi narcolettica abbastanza importante. I prossimi dei filmati, vi ho detto, sono autorizzato. Questo è sempre Harvard. Non vi sembri sadico?
Ma stanno facendo la stessa cosa del cane. Stimolando dei contesti che aumenteranno la probabilità della crisi. Prima gli ho fatto il solletichino, adesso lo fanno giocare. L'obiettivo è quello, ecco, è di fare la crisi davanti alla telecamera. Vuoi fare il filmato di una catalessia, hai manipolato la resa più probabile facendo giocare prima facendogli il solletichino. Questo è Harvard. Vabbè, dopo un po', vabbè. Ancora non ce la fa a riprendere, a uscire dal REM e a uscire dalla catalessia, adesso qui riprende controllo dell'attività muscolare. E di nuovo, alta catalessia, alta catalessia. Va bene? Questo invece è italiano, è Bologna, c'è cioè uno dei più importanti centri probabilmente europei per lo studio e la trattare della narcolessia. A proposito di rendersene conto, questo bimbo non se ne rende conto, vedete? Improvvisamente crolla appunto in cataplessia. Adesso invece devo superare perché ci sono alcuni dei filmati che non è opportuno che vi faccia vedere. Salto molte cose anche perché mancano appena 10 minuti. Un pezzo importante della storia, ve l'ho detto, è stata la scoperta qualche anno fa, quasi contemporanea ad Harvard, di quel signore che prima vedevamo con i bassottini, con i Doberman e un altro gruppo giapponese, quasi contemporanea. In Giappone c'è un'importante serie di studiosi sull'anarcolessia per ragioni molto banali. L'anarcolessia non è ugualmente distribuita nel mondo e già ci dà un'indicazione di una forte matrice biologica, anzi di una forte componente ereditaria. In Giappone ci sono tanti narcolettici e per certi versi, non sorprendentemente, ci sono tanti studiosi e centri che si occupano di narcolessia, evidentemente rispondendo, purtroppo hanno necessità clinica. Ah, no, questa è la domanda di prima. E l'altra è l'arma, molto realisticamente la scoperta viene subito un po' più prevalentemente a questo Emanuele Mignot che avete visto prima, quello del filmato. Che fa sta figura? Vi fa vedere la scoperta. Cioè l'ipocretina o orexina. Purtroppo rilevare l'orexina lo sa anche chi si occupa o si è occupato, ha a che fare con i pazienti Alzheimer, per una serie di altre ragioni. Insomma, è un esame relativamente invasivo perché consiste in una puntura lombare, quindi un prelievo di liquido cerebrospinale a livello midollare. Insomma, comunque c'è una certa invasività, cioè di drammatico, però insomma è importante in qualche modo come test diagnostico. In questa figura c'è la scoperta, in che senso? Questa è quella forma di grafici in cui ogni pallino è un individuo, è un paziente, la linea orizzontale è la media, d'accordo? Qui cosa vedete? Noi, i normali, con i loro livelli di orexina durante la notte e durante il giorno. Siano quelli che si, questo è lo standard di normalità notturno e diurno, no? Al contrario, diurno e notturno. Qui vedete dei controlli di altre ipersonnia, l'ipersonnia idiopatica, che non so se ce la farò neanche ad arrivarci, che hanno dei livelli non diversi normali. Qui vedete altre narcolessie che non hanno la cataplessia. Non a caso, nell'ultima classificazione è stato introdotto il modello N, narcolessia 1, narcolessia 2, la narcolessia 1 è quella con cataplessia e con deficit di orexina o ipocretina, come diavolo preferite chiamarla, e invece altri narcolettici, narcolettici tipo 2, che non hanno la cataplessia, d'altra parte avevamo visto prima nella tetrade, 70% ce l'hanno, vuol dire che però il 30% non ce l'ha. Ma il dato forte è questo, che i narcolettici con cataplessia hanno quasi un azzeramento dei livelli di orexina. Vedete, questa è la media dei livelli di orexina o ipocretina. Non c'è tempo e non è tanto interessante parlare di trattamenti, perché esiste una famiglia di trattamenti che con scusate, filosofia diversa aggrediscono il problema.
Uno fra gli altri, non è il prevalente nell'uomo, sono gli antidepressivi, paradossalmente. Voi direte, che cazzo è qui gli antidepressivi? Perché una conseguenza secondaria del trattamento, insomma, sì, nella somministrazione ai pazienti depressi, che gli antidepressivi, è che gli antidepressivi tendono a sopprimere o a ridurre drasticamente il REM. Comprendete la logica? Se la narcolessia è un'incursione violenta di REM nella veglia, qualcosa che ti abbassa la probabilità e la pressione verso il REM è desiderabile. E qui vedete, in un modello canino, come la somministrazione di antidepressivi abbatte drasticamente il numero delle crisi, degli attacchi di sonno, dal livello di partenza ai diversi dosaggi di farmaco antidepressivo. Nell'uomo è uno dei trattamenti, ma non è certamente il prevalente. Ci sono molti più altri farmaci che agiscono in maniera diversa sui diversi sintomi, principalmente che agiscono sulla vigilanza per prevenire l'eccessiva sonnolenza e per prevenire gli attacchi di sonno. E sono una serie di stimolanti di nuova concezione che hanno sostituito i vecchi antetamini. Il principio attivo si chiama modafinil, il nome commerciale è Provigil, è che è una sostanza stimolante che non ha molte delle controindicazioni che avevano le anfetamine fino agli anni 70-80 usate, o il metilfenidato, che conoscete per altri versi, per la THD, suppongo. Vado a chiudere. E qui vedete proprio la scoperta, ma la vedete letteralmente. Perché la vedete letteralmente? La vedete o istologicamente. Vedete come le popolazioni di questi neuroni a livello ipotalamico, di ipocretina, questi sono i normali, come sono praticamente quasi assenti o scomparsi nei narcolettici, cioè quasi incontestabili. Qui lo vedete proprio nel preparato istologico, qui lo vedete nei numeri di quanto ce n'hanno i normali e dei livelli dei narcolettici. Davvero, il termine scoperta è sempre da usare con cautela, ma qui davvero è stata una scoperta. Anche se purtroppo scoprire questo meccanismo alterato non è che poi ha tanto migliorato i trattamenti delle narcolessia, perché sono moltissima e ricca la farmacologia della narcolessia. Certamente garantiscono una vita e una buona qualità della vita ai narcolettici, ma non sono terapeutici, non ripristinano uno stato in cui i fattori sono rimossi. D'altra parte, difficilmente potrebbero farlo, visto che c'è un danno proprio tessutale, nervoso. Io mi fermerei qua, visto che sono le 6. Solo un richiamo. Ovviamente la diagnosi differenziale di ipersonnia non organica o idiopatica, per certi versi è molto semplice. Perché? Perché a differenza del REM è sempre un'incursione durante il sonno, un po' meno imprevista della narcolessia. Però l'incursione di sonno normale, cioè di sonno non REM, e quindi laddove fai una prova come l'SMRT è tutto molto facile. Qui c'è un discorso più complesso, che adesso proprio non si sente tagliare, di come i diversi repertori classificatori presentano i sintomi delle ipersonnie idiopatiche. Ragazzi, scusate la mia premura, però ve l'avevo anticipato. Spengo anche il proiettore, così ci salutiamo. Io sospenderei qua. Domani riprendiamo almeno un pezzo di quello che è rimasto per concludere. Poi facciamo la parte sulle alterazioni del sonno nella malattia di Alzheimer. Abbiamo concordato un anticipo alle 9:30 che mi consente a me di avere mezz'ora di tempo prima che attacco, cioè con le lezioni della triennale. Posso chiedere la cortesia per adesso di rimandare eventuali domande, me le fate domani mattina, io adesso. Esatto, grazie Andrea. Blocco lo streaming e mi precipito in clinica. Ci vediamo domattina alle 9:30. Arrivederci. Buona serata, se possibile, stante le condizioni. Chiudo lo streaming.